recuperare la sovranità. La sovranità si recupera per intero, non si recuperano quote di sovranità. Certo, recuperarne uno spicchio è meglio che non recuperarne nessuno, ma la sovranità, se si recupera intera. E la sovranità è anzitutto delle armi e delle milizie, Machiavelli. La sovranità di uno Stato sta nelle armi e nelle milizie. Tradotto nel nostro presente significa indipendenza da Bruxelles e indipendenza da Washington. Richiamare soltanto una delle due, per quanto giusto, è al tempo stesso parziale, quindi inefficace. La vera sovranità implica, ripeto, sovranità delle milizie e sovranità della moneta. La moneta, come sapete, non è sovrana, fa parte di questo processo neoliberistico tale per cui lo Stato è subordinato all'economia innalzata, superiore non recognoscens, lo Stato si indebita rispetto al sistema bancario, è sottomesso, siamo fuori dall'ordine westfalico, è lo Stato a essere dipendente dall'economia, per cui il primo gesto ovviamente è comprendere, come magnificamente ha scritto in un suo bel libro Carlo Formenti, che la lotta contro il capitale nella vecchia Europa passa necessariamente dalla lotta contro l'Unione Europea e quindi dal recupero della sovranità nazionale, economica e monetaria. Questo però non basta, occorre accanto alla sovranità monetaria, economica, recuperare anche la sovranità della milizia, perché ad oggi, voi sapete, se Washington decide di bombardare Belgrado 1999 o di bombardare la Siria 26 febbraio 2021, ecco, per rimanere vicino a noi, Roma deve eseguire, deve accodarsi, no? Quando anche non abbia di per sé alcun contenzioso né con Belgrado né con Aleppo. Ecco, sovranità militare significa non certo battersi per un mondo di conflitti, nei conflitti ci siamo già. Il 1989, curiosamente, che prometteva libertà, ha promesso libertà del capitale, non degli esseri umani. Il 1989 che proponeva liberazione dai totalitarismi soffocanti del Novecento ha promosso invece fughe verso il conformismo di massa, verso un monologo di solitudini planetarie che tutte dicono il medesimo e pensano il medesimo. Bisognerebbe guadagnare l'immunità dal gregge, oltre che l'immunità di gregge di cui tanto si parla. Si è prodotto, dopo il 1989, uno scenario per cui doveva essere un mondo pacificato, invece, curiosamente, sono riesplosi quei conflitti che, nel bene o nel male, il muro di Berlino aveva contenuto. Curiosamente, è interessante rivedere la storia da un altro punto di vista. Quando venne processato l'ex presidente della DDR, Honecker, accusato di aver favorito il muro e di aver favorito le morti di coloro i quali cercarono di superare il muro, usò due argomenti. Badate, la mia non vuole essere la difesa d'ufficio di Honecker, che ha evidentemente le sue colpe, prima tra tutte quella di aver perso rispetto all'Occidente, ovviamente. Disse durante la sua difesa che intanto il muro bloccò l'esplodere di nuove guerre mondiali, contenne i conflitti. E in secondo luogo disse grosso modo questo: a che titolo voi giudicate me per i morti che passavano il muro dopo aver voi bombardato Vietnam, Corea e così via? No? Chi decide per chi? Qual è la narrazione storica e chi tiene il discorso della storia? Questo è il punto che andrebbe sollevato. Fare una comunità significa anche cambiare il coefficiente di inevitabilità, come magistralmente diceva prima Mario, ma significa anche cambiare l'ontologia storica, tornando a pensare la realtà come trasformabile, non come irreversibile, come qualcosa di dato che deve essere solo accettato e accertato secondo i moduli della scienza. Significa anche cambiare l'ordine del discorso, raccontare un'altra storia,